Tra una registrazione e l'altra stavo allenando tutti gli altri companion che non abbiamo usato. Ho portato Barclay al 5 e anche Kaylee al 5. Stavo iniziando a fare anche Viola perché è quella che onestamente ha la creatura meno interessante per noi. E tra i miei continuare a vagare fra altri posti stavo allenando nuove creature e ho trovato un altro Zeusaetta bootleg. Fantastico. Tra l'altro di tipo veleno, un tipo che avevo intenzione di usare ma che non riuscivo a trovare in modo interessante. L'unica vera fregatura è che molti dei tipi veleno sono attaccanti fisici e quindi molti degli attacchi veleno che abbiamo adesso sono sticker neutri che diventano veleno solo perché lui è tipo veleno. Ad esempio, una creatura che non mi dispiacerebbe avere, non ti dico in squadra fissa, ma che comunque sarebbe interessante portare più avanti, sarebbe proprio Kronoskli e quindi farlo evolvere in Robin Dam, perché tanto qualsiasi attacco noi gli metteremo grazie alla sua abilità diventerebbe a distanza. Quindi con la nostra build perfetto. Però mi piacerebbe averlo bootleg. Certo, è un'utopia cercarne uno bootleg, visto quanto è difficile trovarlo questo. Ma oi, abbiamo avuto fortuna una volta, chissà, potremmo averne anche un'altra. Continuando a comprare un po' di sticker pack alla macchinetta, ho trovato un sacco di resistenze per Avewar e ho pensato di utilizzarlo come bel tank, ma non ho trovato abilità d'attacco utili. La verità è che le sue abilità adesso ci rendono scarica e resistenza all'aria a tutti quanti i membri del party, ma per adesso va bene così. Che poi in realtà non c'è neanche motivo di averlo fisso lui in squadra, però è buono. E soprattutto avere Zeusaetta di tipo veleno non ci mette in difficoltà ad averlo in squadra, mentre abbiamo anche Meredith, perché non è più solamente elettrico. Poi ho portato lui al 5 e credo di averlo reso abbastanza interessante. Credo di averlo reso abbastanza interessante con mosse comunque abbastanza decenti e tutte quante mosse di status che posso dare fastidio al nemico. Distillato lo rende confuso, Carbonella lo rende ustionato, Digintossicazione ancora confuso, Scherzetto una penalità casuale. Quando mettiamo un vantaggio di tipo possiamo mettere anche Sottrai PA gratuito. Quindi direi che secondo me abbiamo reso l'idea. E ho trovato anche questo qua. Sto piccolo bastardo è... Dio mio, è incredibile, ha 330 di attacco a distanza, uno di mischia. La difesa di mischia, normale. La velocità è quella che è. E ora che ci penso potrei dargli anche a lui decollo se me lo prende. Ok, lasciamo giù Viola. Ci prendiamo la nostra fidanzata. E grazie ai miei ultimi acquisti, adesso i mercanti vendono più roba. Dobbiamo comprare anche l'ultimo potenziamento. Resisti glitter non sarebbe male. E più avanti comprarci anche gli sconti. Comunque abbiamo finito tutte le missioni della bacheca. Abbiamo veramente un sacco di materiale fuso. Andiamo da Yante. Allora Yante, missione compiuta. Grazie per esserti impegnato degli incarichi che ti ho affidato, Geco. Ora che sei un capitano posso dirti perché raccogliamo tutto questo materiale fuso. Hai notato che le furgoni fuori controllo sono sempre più numerose in tutta Nuova Viral? Sì, le ho viste. Immaginavo. Quindi saprai che sono molto più forti dei soliti mostri che si trovano in Nuova Viral. Non è sempre stato così. Fino a pochi anni fa le fusioni erano un'anomalia. Non sappiamo da dove arrivino, né perché. Il mio timore è che se il tasso di incidenza continuerà a crescere, tra qualche anno Nuova Arbor ne sarà invasa. Non voglio creare il panico, quindi tienilo per te. Ma c'è speranza. Il materiale fuso che ne ricaviamo emette una lieve radiazione. Se raccogliamo abbastanza materiale fuso, potremo costruire dei dispositivi per monitorare e rivelare le fusioni fuori controllo. Forse potremo perfino scoprire da dove provengono e fermarle la diffusione. Sarebbe bello. Comunque, con tutto il materiale fuso che hai raccolto, posso ordinare al capitano Lodestead di installare un radar di fusioni su alcuni dei tralicci magnetici dell'isola. Nel frattempo prendi questo prototipo. Radar di fusione. Ok, fusione del radar. Mostra le icone della mappa dove trovare le fusioni fuori controllo. Ottimo, così puoi farmarti i frammenti. Controlla la mappa, ti mostrerà dove trovare le fusioni fuori controllo. Oh, e tra l'altro ce ne sono due nello stesso punto. Questa versione del radar di fusione non penetra molto in profondità nel terreno e non è affidabile al 100%, ma sono certa che ne farai buon uso. Grazie, Yante. In ogni caso ricordati di scambiare il materiale fuso con la Ranger Vilma. Se te ne porti dietro non servirà molto. Vediamo, ne ho qualcuno. E me ne serve ancora uno per avere ancora l'ultimo inventario di adesivi ai mercanti. Ci sono rimaste tre missioni. Una, risfidare tutti quanti i Ranger. E io direi anche che è un buon modo per allenarci. Andare sulla barca Remy. E
l'ultima missione, che è quella conclusiva ovviamente. Tutto il resto delle cose che sono uscite ovviamente sono solamente vai alla ricerca del mostro che ti manca. Segui gli indizi di Morgante e trova modo per andarti a Nuova Virral per sbloccare le nuove missioni. Ok, per andare avanti dobbiamo avanzare con la storia. Ma, mamma, io direi di andare prima a farci la risfida dei vari capi palestra, che non sono capi palestra. Secondo te, a che livello sono, Meredith? Secondo me sono abbastanza avanzati, ti dirò. Greetings. Salve, mi hanno detto che ora sei un capitano, è fantastico. Potremmo festeggiare con un'altra battaglia, che ne dici, capitano? D'accordo, va bene, sarà divertente. Vediamo a che livello siete ora. Here we go. Al nostro stesso livello, d'accordo. Vediamo, spariamo? No, niente, non si spara all'inizio, d'accordo. Siccome Meredith è in svantaggio con i tipi plastica, andiamo con Avevoir. Lo sapevo che mi avreste costruito un muro, lo sapevo. Lo so, i muri ce li ho anche io, eh. Sai cosa ho sbagliato? Con Meredith dovevamo andare con potenza PA all'inizio. Lì ho proprio sbagliato. Non voglio sprecare subito, esatto, le mie sette meraviglie. Sciolto. Perfetto. Grazie della folata ancora. Non è stata una grande idea, sorella. Mi dispiace. Vai ancora, Avevoir. Ok, confusa. L'altro invasore abbattuto. Dobbiamo curarci noi intanto. Se abbiamo l'ultimo turno di ustione. Ok, perfetto. Ah, continuiamo coi bidoni, eh. E anzi mi fai un favore grazie al fatto che sei di tipo acqua ora. Facciamo un altro giro di ecolocazione così rimane ad entrambi. E tu spero che farai il tuo muro. No, ecolocazione ha funzionato solo su di lei, su di noi, cavolo. Effettivamente non avevo mai provato ad usarlo. Ecolocazione, vedere se andava su entrambi. Aia. Andiamo con distillato su questo, anzi su entrambi visto che ce l'abbiamo, e colpiamo con lui. Perfetto. Ma la mia strategia del cazzo funziona. Aia. Ok, va benissimo, folata. Non importa, bravissimo. Io vorrei provare ad uccidere quello di cuoio. Vediamo digintossicazione come va. Tu per adesso tieniteli ancora i PA, che così al turno dopo se fanno uno scudo almeno. Vorrei uccidere l'altro perché di sicuro cercheranno di fare la fusione poi. Vediamo se c'ho ragione. Mannaggia, se solo l'avessimo colpiti ancora un po'. You're doing well. Per ora sta andando bene, ma non ti prometto di continuare ad andarci piano però. Altro bidone, però di erba questa volta. Andiamo di bordata di bottiglie, che così li colpiamo tutti e due. E vai con colpo. Lo sapevo. Super bid incursore. Bello resistente adesso, eh. Alziamo la torre. Abbiamo tutte le difese possibili con lui, quindi andiamo di digintossicazione e spaccamaroni. Ah, speravo attivasse il muro, peccato. Non importa. Madonna mia. Oh Gesù, sta tattica con lui funziona divinamente. Ancora spaccamaroni. Niente, il muro proprio zero, eh. Sai che per un attimo pensavo ce l'avrebbe fatta. Andiamo anche di carbonella. E tu colpisci di nuovo. Che male. Ha abbattuto la torre. Ecolocazione anche. Ah no, sì, ecolocazione. Maledetto. Vai Zeusetta. No, potevo dargli l'altro effettivamente. Ho sbagliato. Vai di nuovo di digintossicazione. E tu vai di bufera. Ora sei di ghiaccio, bello. Mamma mia. Oh, per una volta che non usiamo i classici due mostri, abbiamo fatto comunque un'ottima battaglia. Potenza PA ad entrambi, che non si sa mai. Meno male che potenza PA l'ho messo ad entrambi. Sia lui... Ne ha evocato un altro, alla fine ce l'ha fatta. Ma non abbastanza.
Lo so. Bella battaglia, complimenti. Oh, ho perso di nuovo. Te lo concedo, capitano, questa vittoria è meritata. Va bene, in fondo non sono una guerriera. In fondo sono solo una nerd. Una nerd appassionata di tutta questa roba. Non so mai di cosa mi imbatterò. E già che mi ha dato l'ultimo materiale fuso, lo andiamo subito a spendere. Ehi, forse avere adesivi extra ai mercanti non servirà così tanto. Però quella volta che hai quella fortuna che il mercante ha qualcosa di utile, magari anche non comune, magari anche epico, non vedo perché non sfruttarla la cosa. E questa roba qua? Ah, sono fantasmi! Prossimo collega da sfidare. Hello. Dicono che sei il nuovo Capitano Ranger. Vai di incrociare le mie lame ancora una volta, ma certo. Very well. Molto bene, sguaina la spada, capitano. Maestra di spade. Sai che la trifinge è una combinazione perfetta, perché è metallico ma usa gli attacchi astrali, quindi non ha le stesse debolezze dell'essere appunto astrale, il che la rende veramente... Adesso la battaglia funziona nel modo giusto, visto che abbiamo lei che è elettrica e loro che prendono la conduzione, molto più semplice per noi. Se ti piacerebbe schivare... Ah, la giochiamo così, eh? La giochiamo a chi la schiva di più, vero? Va bene, allora non sprecherò i miei colpi migliori per adesso. Puoi schivare pure il colpo base, ma non l'elettroconduzione. Ah, mi abbassi la precisione, eh? La giochiamo così, eh? La giochiamo a effetti di stato, eh? Sì, certo. Sì, ma tanto non lo potete schivare per sempre, bastardi. Voi schivate e io mi metto il muro. È per quello che non sto sprecando i colpi migliori per adesso. Sto giro mi riavvolgo io, anche se non è, diciamo, etico. Mentre tu provi a caricarli di nuovo. Perfetto, crittato male anche. Dai, no, lui l'abbiamo mancato, che palle. Vabbè, non importa. Manchiamo uno, becchiamo l'altro. Ora la precisione è tornata quella che deve essere e batterizziamoli. In teoria si va come credo, penso che ora, se uno muore, l'altro non potrà fare la fusione. Oh, hai rotto il cazzo, lupo. Non mi taglierai fuori tanto facilmente. Ah, ha tre mostre addirittura sto giro, eh. E allora andiamo di karate metallico. Però per... per fortuna che la schivata è rimasta. Che non è rimasta. Aia. Lo so. Mi spiace, Meredith. Tu continua a sette meravigliarli entrambi. E tu, per nostra fortuna, sono anche metallici. Il che vuol dire molto per noi. Meno male che avevamo lo scudo. No, pietrificato. Ma che palle. Allora, meno male che ho una cura per la pietrificazione, ma credo che ribobinerò per stare più tranquillo. È sopravvissuto con uno sputo di vita. Ehi, bella tattica questa, eh? E allora, alziamo gli scudi. Eh no. Meno male che le schegge ci hanno salvato. Lui però ha ancora una creatura? No, per fortuna. Ok, qua sono stati molto tattici loro. Ma loro sono stati veramente tattici. Sei veloce come non mai, devo lodare i tuoi sforzi, capitano. No, in realtà devo dire che la tua tattica di abbassare e alzare la precisione era una gran rottura di palle. Prossimo obiettivo. Wow. Sibyl, abbiamo una notizia bomba per voi ascoltatori. Il capitano Jake recentemente nominato è arrivato in studio per un'apparizione a sorpresa. Gli ascoltatori stanno chiedendo a gran voce la tua seconda performance. Sei pronto per un'altra battaglia? Yes. Yeah. E vai, per tutti voi ascoltatori, allacciate le cinture, alzate i tavolini e regolate i sedili in posizione verticale. Siamo in live e stiamo registrando. Ok. Giochiamo con le nostre stesse carte qui, eh. Iniziamo già in vantaggio oggi. Ecolocalizziamo qui, eh. E allora ti abbasso le difese. Taviglia il culo. E noi potenziamo i PA. Ok, ogni volta che ci trasformiamo, sperando che succeda il meno possibile. A meno che non ci fa cambio disco.
Ho già capito la tua... Oh, bastarda. Ho già capito la tua strategia, mi sa. Lo sapevo. Madonna mia, quanto siete prevedibili. La cosa comunque non mi disturba per ora. E ti spiego il motivo. Perché io adesso sono di roccia e vetro. Brutta coiona. Mi dà fastidio sicuramente la roccatrice, quello di sicuro. Mi darà fastidio perché continuerà a cambiare disco per farci danno. Ma forse no. Forse no, attenzione. Ah, lo fa lei, certo. Però solamente a noi. qua giochiamo in casa, sorella, mi dispiace. Qua mi dispiace per te, me la gioco in casa io qui. Pium! Ancora uno? Dai. Non mi fare cambio disco, sii più veloce Meredith, sii più veloce. Bravissima. Doppio kill. Meno male che già ti avevo intuito a te io. Meno male che ti avevo già capito. Ok. Tra l'altro di vetro questo, eh. Combinazione interessante. Ma sono comunque divento io qui. Vanno all'unisono. Vediamo. Dio mio, che brutto. Brutta, brutta, brutta questa, mi dispiace. Mamma mia, qualche status in più non ce l'hai? Ok. C'ho sperato. È vero, adesso ce l'ha su tutti e due. Ok, ok. Andiamo di morso. E tu di karate metallico. Ancora una risonanza, sorella, sei morta, mi dispiace. Ancora una risonanza, bella. No. Che palle. Mi serviva ancora una risonanza. E forse ce la facciamo grazie alla nostra velocità. Vediamo. Andata. Colpa tua che ti sei fatta di vetro, sorella. Mi dispiace, fatelo dire. Bel combattimento. Meno male che avevamo già intuito. Che incredibile spettacolo, ti sei davvero impegnato al 120%. Grazie per essere passato, significa molto per me. Alla prossima, capitano. Lo so, ti annoi qua, immagino. Sai che Avewar trasformato in vetro sembra Skarmory? Guardalo, c'ha gli stessi colori. Se lo trovassimo di un altro tipo, non so quale tipo potrebbe essere utile per noi, per dire. Cioè io alla fine, quei pochi bootleg che abbiamo, o meglio, l'unico bootleg che abbiamo trovato legit, perché gli altri me l'ha dato il gioco, è utile perché possiamo usarlo sia per una cosa sia per l'altra. Il problema è che uno come lui, che alla fine usa tanto la difesa, quale sarebbe il modo migliore per usarlo? L'acciaio? In teoria? Forse? Non lo so. Ehi là, Regger, ho saputo della tua promozione, quindi sei qui per un altro allenamento? Certo. Oh. Mi sono curato? Sì, mi sono curato. Facciamolo, non vedo l'ora di farmi un'altra bella sudata con te. Va bene così. Ok. Mamma mia, sempre partenza in quinta noi, eh. Perfetto. Oh, comunque, l'evoluzione del Dan di Leone, dai che ci dà, eh. Bella resistente come al solito. Vai di colpo. Poi dopo andiamo di carica. Dai che la ranocchiella la facciamo fuori veloce. La cosa che sto notando è che i nostri avversari stanno scalando quanto noi nel livello. Aha. Vuoi far sì che abbia più PA possibile, eh? E allora faremo in modo che tu non ne abbia abbastanza. Carichiamolo. Perfetto. E la prima evoluzione è andata. Che è una rottura di palle il fatto che queste battaglie le devi fare per forza fino al punto in cui devono fare per forza la fusione loro. Che in realtà il fatto che noi non ci fondiamo per noi è un vantaggio, perché se loro si fondono sono una creatura invece che due, per noi è un vantaggio. E sai che ti dico, tanto adesso si fonderanno di sicuro. Batterizziamolo. Pium pium pium. Dai che forse li facciamo fuori prima del tempo. Ah, di poco. Però non ha avuto il tempo di fare la fusione. Se la facciamo fuori adesso, non ha avuto il tempo di fondersi. Difesa diminuita. Difesa diminuita anche per il Fra.
Dai, che sto sudando tantissimo. Guarda, mi dispiace un sacco, non te lo immagini anche. Dai che lo facciamo incazzare ora. Vai di Berserk e da qui non ti muovi. Ti sarebbe piaciuto. A sto giro proprio l'abbiamo asfaltata, manco fosse, Dio mio, l'autostrada d'agosto. Sì, prendeteli pure tutti i punti PA in più. Non ti serviranno a nulla in fase Berserk. Aia. Come non detto, questo te lo concedo. Questo colpo te lo concedo. Ti rispondo anch'io con una fucilata ora. Ancora uno, dai. Grande la conduttività. Allora, bello scontro. Però molto meno rispetto agli altri. Ti sei allenato, vero? Si vede, sei ancora più forte dell'ultima volta. Hai voglia. PA inizio più uno slot. Questo è buono. PA iniziale con uno slot in più. A chi potrebbe giovare la cosa? Forse lui. Forse lui sarebbe utile avere uno slot in più. Ok, eccoci arrivati all'isoletta. Le mie previsioni erano corrette, ora sei Capitano Ranger, è il momento perfetto per una rivincita, non credi? Curato la squadra, credo di sì. Favoloso, ora alziamo la pressione. Ok, partenza comunque buona. Vediamo se facciamo anche una 7 meraviglia. La facciamo, certo che la facciamo. Perfetto. Madonna mia, un inizio migliore non potevi tirarlo fuori. Non abusiamo subito delle 7 meraviglie. Così la teniamo per la prossima diffusione. Vediamo, dai. Oh, comunque gli occhi Ukino Anna. Bella resistente. Perfetto, difesa diminuita dello spettro di ghiaccio. Funzionerà mai quell'attacco? Secondo me no. Quindi, vabbè, contenti loro. Anzi, a questo giro, visto che abbiamo il risucchio di PA da parte loro, possiamo stare tranquilli. Però io farei un potenza PA sia per lei sia per noi almeno. Così Meredith sta più tranquilla al prossimo turno. Tanto tra poco noi facciamo il decollo. Si vola! Martin Garrix! Non funzionerà mai quell'attacco! Porca troia! Ti danno la falsa speranza! Ma tanto non funziona, tanto non va! Sette meravigliamoli e a questo giro carichiamo! Perfetto! Dai che colpiamo ancora! Perfetto! Oh. Eh no! Vabbè, almeno gli mettiamo uno status, dai! Almeno da quel punto di vista stiamo tranquilli! Mamma mia, sta dritinge è la cosa più incredibile. Bello questo che abbiamo. Allora. Continuiamo a spammare e noi batterizziamo. Vediamo. Bello, sembra Odino così, figo. Bella come fusione questa mi piace. Io sto continuando a spammare al momento. Sette meraviglie nella speranza che parta un altro sonno per continuare lo scontro senza che loro facciano nulla. Continuiamo a sette meravigliarli e tu caricali. Non funziona, sonnambulismo, fattene una ragione sorella, veramente. Mamma mia. Questo scontro l'abbiamo... Non abbiamo preso mezzo danno, capiamoci. Mezzo. Batterizzali, tanto è più veloce lui, mi sa. Esatto. Questo è il primo danno che ci hanno fatto, rendiamoci conto. Lo so, sorella. Mamma mia, questa è stata una vittoria. Un'altra vittoria tonante, da te non mi aspettavo niente di meno, ovviamente. Lo so che cercavi di togliere tutti gli status, non ce l'hai fatta, mi dispiace. Oh, questo ci manca. Questo l'abbiamo preso. Torniamo da Carmelo. Allora, capitano, sei tornato a sfidare il tuo avversario più impegnativo di sempre, vero? Hai voglia. Ora non sei più un pivello, non dovrò più contenere la potenza delle mie cassette di mostri super craccate. Oddio, è un Hager lui. È un Krager. Oh no, di nuovo lui. Sì, tutti quanti.
Ups, non è più glitter, però c'è la bomba glitter, il bastardo in realtà. Dobbiamo fare attenzione. Dormi, addormentati. Sì, maledetto pezzo di merda, tu le tue bombe glitter, ficcatele nel buco della presa, maledetto. Beccati questo. Sì, ti piacerebbe. Ci sarà una tattica che sfrutta i sonnambuli in sto gioco? Ci deve essere qualcosa che sfrutta l'addormentarsi? No, forse no, dai. Perfetto, madonna mia, che combinazione incredibile che abbiamo tirato fuori. Pure il muro, proprio non c'è nulla che puoi fare per farmi qualcosa ora, Cody. Zero. Porca di quella puttana, ti devasto. Beccati sto sette meraviglie. Tu, se puoi, fai una potenza PA entrambi. Soprattutto per te, più che per noi adesso. Perché noi dopo, vum vum, decolliamo. Lo so, ti piacerebbe. Altro risucchio. Perfetto, dai che si fondono ora. Dai che forse la facciamo prima che si fondano, forse no però, Non capisco perché questa ossessione di Cody per i tipi di vetro. Vado di karate metallico perché tanto adesso si fondono, diventano di vetro e per noi è una risonanza. Bella come fusione. Sembra un Digimon brutto. Ti piacerebbe. Io non so quando abbiamo deciso che la Trifinge fosse il nostro mostro prediletto. Ma guarda, sono contento che lo sia diventato. È perfetto, è veramente la creatura migliore che abbiamo fatto fino ad ora. Mamma mia. Poi il fatto che si sono fusi, hanno accumulato i due sonni assieme, quindi erano sei turni di sonno. Dicevi, Cody? Dicevi, il mio avversario più incredibile di tutti i tempi? Deve esserci qualcosa di sbagliato nei miei calcoli. La mia strategia dovrebbe essere imbattibile. È quello che direi se fossi arrabbiato, ma non lo sono. Non sono affatto arrabbiato. Certo. Aspetta, bomba glitter con danni ad aria. Ma chi viene colpito dai danni ad aria viene colpito anche dalla bomba glitter? Ah, alla domanda.